Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Questa settimana è nostro ospite l'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato eletto nel marzo scorso nella circoscrizione del Piemonte 2, la nostra, nelle file della Lega. Grazie, onorevole Grazie a Gusmeroli, voi e un per essere. saluto a tutti i telespettatori. Faccio subito una premessa, non aspettatevi l'ennesima ripetizione di quel talk show che vanno molto di moda nelle grandi televisioni, in cui si parla molto anche di politica, schieramenti, in cui ci si litiga magari qualche volta magari si fanno anche un po' di comizi. Ecco, no, intanto perché io non sono all'altezza dei miei colleghi che conducono quel talk show, ma anche perché noi siamo una televisione locale e a noi interessa tenere un rapporto con i parlamentari del nostro territorio, capire cosa hanno fatto a Roma, cosa stanno facendo a Roma, naturalmente con anche qualche inserimento di questioni politiche. Quindi al Sasso nello Stagno vorremmo dare spazio ai nostri parlamentari perché possano, come dire, dire ai loro elettori, che sono anche i nostri telespettatori, che cosa hanno fatto in questi primi mesi. Alberto Gusmeroli, classe 1971, laurea in economia, commercialista, revisore dei conti, è deputato, come abbiamo detto, dal marzo scorso, è vicepresidente della Commissione Finanze Bravissimo. ed è membro della Giunta delle Elezioni. Sì. E dal 2010 è anche sindaco di Arona. Ecco, onorevole Gusmeroli, la prima domanda è proprio personale. Il bilancio di questi primi mesi da parlamentare, un bilancio anche personale. Ma io sono felicissimo, sono contentissimo perché pensavo, ma magari siamo tantissimi parlamentari, si fa fatica a magari riuscire anche a incidere perché io sono più un uomo del fare, proprio come sindaco di Arona mi sono occupato di appunto ribaltare come un calzino in 8 anni la città e quindi ero molto titubante. Invece ho visto che ho avuto anche la fortuna di questo incarico di vicepresidente della Commissione Finanze e di applicare gli studi di 30 anni di Quindi il posto, commercialista, l'uomo giusto al posto giusto. non lo so, io ce la metto tutta, questo è sicuro, sia per i cittadini italiani che per il mio movimento La Lega, cioè cerco di dare il massimo e devo dire che in questi mesi sono molto molto soddisfatto perché tante cose si stanno incanalando nel verso giusto. Senta il rapporto con gli altri parlamentari. Assolutamente strettissimo, c'è grande collaborazione, noi siamo 130 deputati della Lega e c'è un continuo scambio di informazioni perché ognuno ha il suo, diciamo, lavoro, impegno e quindi bisogna lavorare molto, molto coesi e diciamo, la Lega è molto coesa. Lei ha deciso di restare anche sindaco di Sì, Arona. sì. Ecco, come riesce ad armonizzare questi due impegni, considerando che Arona non è un piccolo comune, è un comune impegnativo, importante? Sì, io l'ho detto subito, nel senso che non avrei rinunciato perché l'attività di sindaco è un'attività meravigliosa, avere la fortuna di occuparsi dei bisogni dei propri cittadini e poi perché si vede realizzato subito ciò che il cittadino ha bisogno. E quindi io sono anche uno che dorme pochissimo, perché io dormo 4 ore per notte, quindi dormo un po' meno e lavoro un po' di più e quindi ce la faccio. Ma immagino che in questo l'aiuta il fatto di avere una buona squadra ad Arona, immagino. Allora, la squadra d'Arona di assessori è eccezionale, infatti io dal vice sindaco Federico Bonti, Chiara Autunno, Marina Grassani, adesso c'è Tullio Mastrangelo, assoluta Monia Mazza, assessore alla protezione civile, sono tutti bravissimi e tutti si impegnano e tutti mi danno una mano e devo dire tutti potrebbero essere degli alter ego del sindaco, Sì. cioè assolutamente hanno tutte le qualità per essere esattamente come me, quindi ho la fortuna anche di questo. Ecco, veniamo alla sua attività parlamentare. Grazie a internet e alla rete possiamo seguirla passo passo. Addirittura la rete ci dice perfino il seggio che le occupa Montecitorio Sì, è il 484. 484. E ci dice che lei ha presentato due disegni di legge come primo firmatario. È Sì. una
una ventina come cofirmatario. Sì, ecco. sì. E ci dice anche che è intervenuto in aula sul DEF e più volte in commissione. Dico sì, bene? Assolutamente. Allora, la prima proposta di legge mi ha incuriosito, che lei ha firmato, riguarda una modifica ad un articolo del codice della strada che riguarda l'obbligo per i ciclisti dell'uso del casco protettivo. Come mai questa proposta? Ma io avevo preso un impegno con più di 20 anni fa con una mamma che aveva perso la figlia cadendo e battendo la testa in bicicletta. E allora mi era rimasto impresso questa frase: bisogna fare qualcosa, dovete fare qualcosa, fate qualcosa. E quindi alla prima occasione che mi è capitato di fare qualcosa ho presentato questa proposta di legge per far sì che il casco diventi obbligatorio, almeno io l'ho presentata a favore di tutti e come obbligo generalizzato, però per dire ai minorenni sarebbe una cosa sicuramente molto utile. Ricordiamo che i dati ISTAT del 2016 ci parlano di 275 vittime di incidenti mortali tra i ciclisti. Infatti, quindi io spero che venga raccolta. Però è bello che questa proposta di legge sia nata da un'esperienza drammatica personale, no? Quindi il parlamentare che porta, no, quando diventa parlamentare si porta dietro la sua esperienza di vita, è bello, no? Sì, perché nella vita a volte senti una cosa, affronti una cosa tanti anni fa e adesso per esempio un'altra cosa utile, adesso nella pace fiscale ci è venuto in mente di inserire la sanatoria irregolarità formali, cioè tutti quelli che hanno fatto dei piccoli erroretti ma non hanno evaso le imposte. E questa cosa qui è una lontanissima esperienza di vita di 25-26 anni fa, quando ho iniziato a fare il commercialista, che dicevo prendono tutti questi imprenditori, piccoli artigiani, commercianti, prendono delle sanzioni per degli errori formali, non hanno fatto neanche evasione, e allora è nata un po' questa sanatoria, ma è giusto così, ma è così per tutti i parlamentari, cioè noi siamo lì a portare la nostra esperienza. E immagino che la sua esperienza di sindaco c'entri invece nell'altra proposta che riguarda le agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento dei negozi, attività artigianali e servizi nei comuni sotto i 20.000 abitanti. Sì, assolutamente, questa qui è una proposta di legge, tra l'altro lei giustamente ha visto che io ho presentato due proposte di legge, però in realtà ce n'è una terza, perché la proposta di legge Ruocco, in realtà è Ruocco Gusmeroli, perché non si può mettere due nomi. Ruocco di 5 Stelle? Ruocco di 5 Stelle ed è una proposta di legge 5 Stelle Lega, proprio sulla semplificazione fiscale. In quella proposta di legge sulla semplificazione fiscale, contabile, togliere burocrazia a tutte le aziende, eccetera, eccetera, ho innestato anche quella proposta di legge sulle nuove attività, che è nient'altro che l'esperienza di Arona, cioè dire chi apre una nuova attività in un luogo chiuso da oltre 6 mesi può non pagare le imposte comunali per 3 anni. Noi ad Arona l'abbiamo fatta e ha un grande successo. L'ho presentata in una proposta di legge per tutti i comuni che è inferiore a 20.000 abitanti, quindi ho cercato di alzare un po' l'asticella e adesso in questo momento è in discussione in commissione, dove sono appunto vicepresidente, e andrà in aula a dicembre, quindi è molto probabile che diventi una legge e questo è sicuramente molto molto positivo, perché serve a sviluppare un po' l'economia dei centri storici, ma anche non dei centri storici, dove ci sono state tante serrande chiuse a causa della crisi. E sicuramente c'è la sua esperienza di sindaco anche in una proposta di cui lei è cofirmatario, quella che prevede il terzo mandato anche per i sindaci nei comuni sotto i 20.000, oggi è soltanto fino a 3.000, no? Il terzo mandato. Sì, bravissimo. Sì, è una proposta di legge di Massimo Bitonci, il sottosegretario dell'economia, un amico con cui tra l'altro collaboro in stretta, perché io come vicepresidente della Commissione Finanze collaboro con Massimo Bitonci e con Massimo Garavaglia. E quindi lui ha presentato questa proposta di legge, io sono dell'idea che insomma io farei il sindaco a vita, potrebbe sinceramente. Potrebbe riguardare anche lei. No, non lo so se ci sarà il tempo per approvarla, ma comunque io invito tutti a
fare un'esperienza da sindaco. Io ho avuto questa grande fortuna di farla e grande fortuna di avere l'apprezzamento da parte dei miei cittadini, ed è una fortuna perché insomma innamorarsi della propria città è una grande fortuna. Senta, lei è intervenuto in aula il 19 giugno parlando del DEF, documento sì. Economia e Finanza. Guardando il suo intervento, lei allora partiva da alcuni dati che dicevano, ad esempio, che il PIL dovrebbe crescere dell'1,5% nel 2018 e dell'1,4% nel 2019. Certo. In realtà mi sa che quest'anno il PIL non cresce dell'1,5%. Sì, allora io intervenivo sulla nota del DEF precedente, quindi quella del PD, e ero abbastanza critico e lo sono a tuttora, nel senso che la manovra che è stata fatta nel bilancio, per il bilancio 2018, quindi la legge di bilancio del dicembre 2017, è una manovra che era restrittiva, cioè non aveva la spinta per la crescita, eccetera. E quindi il PIL del 2018 è figlio di quella manovra, e infatti siamo intorno al 0,8-0,9, probabilmente si chiuderà intorno allo 0,9 il 2018. Il 2019 bisogna invece, e questa è la manovra attuale che il governo sta approvando e che attualmente è in Parlamento, è invece fatta per la crescita, cioè noi dobbiamo spingere la crescita, perché noi siamo il 27esimo paese in Europa in quanto a crescita. E quindi credo che io sono molto orgoglioso di essere italiano, e quindi non è ammissibile che l'Italia sia il 27esimo paese in Europa quando ha la seconda manifattura al mondo, quando abbiamo un avanzo primario molto forte del bilancio, perché tutti parlano male del nostro bilancio, il nostro bilancio è messo meglio di quello che si crede, abbiamo un enorme debito pubblico nato negli ultimi 7 anni, è aumentato del 22%, quindi con le manovre dei 7 anni precedenti del governo, diciamo del PD, il debito pubblico è aumentato del 22%, 410 miliardi, quindi è pacifico che bisogna cambiare rotta, perché la rotta degli ultimi 7 anni ci ha fatto solo aumentare il debito pubblico. Ecco, senta, però ci sono alcuni provvedimenti del governo precedente che, ad esempio, alcuni dicono non sono totalmente sbagliati. Io ho sentito, ad esempio, gli imprenditori della nostra zona sono preoccupati per il futuro del programma Industria 4.0, no? Sì, e dicono... ma Industria 4.0 viene confermata. Viene confermata, l'iperammortamento viene confermato, viene rafforzata la questione della ricerca e dello sviluppo, e soprattutto vengono detassati l'assunzione da parte dei giovani. Noi abbiamo parecchi giovani laureati 110 lode che poi vanno all'estero. Nella manovra finanziaria c'è una detassazione per farli rimanere in Italia e far sì che le aziende li possano utilizzare, che è una cosa molto molto utile per il nostro paese, perché nel momento in cui un giovane va all'estero è un impoverimento. Nella manovra a favore degli imprenditori c'è la mini flat tax per le piccole e medie imprese e professionisti, e poi c'è una interessante detassazione perché gli imprenditori che reinvestono gli utili in acquisto macchinari e in assunzioni a tempo indeterminato possono avere una detassazione degli utili del 9%, quindi invece di pagare il 24% di IRES pagano il 15%. Quindi diciamo che si va verso una estensione delle agevolazioni a favore dell'impresa, perché la logica è sempre quella del spingere alla crescita. Senta, un tema che invece mi pare crea qualche problema all'interno della attuale maggioranza è quello sulle grandi opere,
dove la Lega mi sembra molto più convinta che si debbano fare rispetto ai 5 Stelle. Ma io sono convinto che le grandi opere le faremo tutte. Le faremo tutte perché la maggior parte delle grandi opere sono già anche a uno stadio fortemente avanzato, quindi si è visto adesso con la TAP, è stata superata la questione, ma verrà superata anche la questione della TAV. È chiaro che nel contratto di governo Lega 5 Stelle è stato scritto ed è giusto che si analizzi il rapporto costi-benefici, però sulla TAV direi che è pressoché impossibile che si torni indietro e quindi io credo che le grandi opere che servono a questo paese verranno fatte tutte. Senta, tra le proposte di legge che lei ha firmato come cofirmatario, ce n'è una che riguarda soprattutto le zone montane, quella della ricomposizione delle proprietà agricole, eccetera, eccetera. Questo è interessante perché uno dei temi che da sempre si dibatte nella nostra zona è la frammentazione di questi terreni che non consentono una loro cura, un loro sviluppo, un po' il modello Trentino Alto Adige, no? Tanto per capirci. Bravissimo, sì, infatti, cioè bisogna cercare di, spesso molti terreni sono abbandonati, non sono curati, eccetera, e poi danno luogo anche a problemi di dissesto, perché se non sono curati, quindi da questo punto di vista con questa proposta c'è attenzione appunto anche a delle aree che sono sempre state meno considerate come quelle delle montagne. Senta, un'altra curiosità sul piano locale, qualche settimana fa c'è stato il referendum fallito per il passaggio del Verbano Cusio-Ossola alla regione Lombardia. Lei come l'aveva visto questo referendum? Oggi ne possiamo parlare tranquillamente, sì. Non siamo più in campagna elettorale. Ma io sono di questa idea. Allora, intanto bisogna prendere atto che nel caso del Verbano Cusio-Ossola, ma io direi anche altre zone del Piemonte, sono sempre state poco considerate dal centro e dalla regione. Quindi quando tu sei poco considerato, tendenzialmente vuoi andartene, un po' come il figlio, dice: ma se i miei genitori non mi considerano, io me ne voglio andare. Diciamo che bisogna invece invertire la rotta, bisogna che la regione Piemonte, io quindi mi auguro che l'anno prossimo cambi il governo della regione Piemonte e nell'ambito del governo della regione Piemonte si dia attenzione ai territori. Cioè, io mi ricordo a Pasqua sono venuto nel luogo della frana in Arè, cioè onestamente quella è una strada che è stata abbandonata. Qui nel Verbano Cusio-Ossola sono tantissime le strade abbandonate, abbiamo dovuto muovere ANAS perché sistemasse la statale che porta in Svizzera. Quelle due persone alla fine sono morte di burocrazia, perché non si può pensare che si studi una strada, la messa in sicurezza di una strada, inizi lo studio nel 2008, poi si inizi a scriverci qualcosa nel 2010, nel 2018 ancora siamo allo studio e forse viene realizzata entro il 2026. Cioè, ci rendiamo conto, cioè, poi muoiono due persone, ma dobbiamo vergognarci da questo punto di vista. Quindi assolutamente bisogna che la regione Piemonte consideri le province e non solo sia torino-centrica. Sa che il tema forse forte di quella richiesta erano i famosi canoni idrici, quelli che la Lombardia riconosce a Sondrio e il Veneto riconosce a Belluno. Quindi lei immagina che anche la regione Piemonte dovrebbe seguire l'esempio di Lombardia e Veneto? Assolutamente, io credo che l'anno prossimo, se cambia il governo regionale, il nuovo governo regionale, che il mio auguro sia appunto di centrodestra, e sicuramente la Lega darà un apporto molto importante, da questo punto di vista bisogna che assolutamente consideri i territori. I canoni idrici, pensiamo, sono 18 milioni di euro, ma se qui tutti gli anni potessero rimanere sul territorio avremmo delle strade come Dio comanda, perché per esempio abbiamo delle stazioni sciistiche qui nell'Ossola che sono una meraviglia, certo. Però sono onestamente difficile da raggiungere. Io sono andato su all'inaugurazione del nuovo albergo che hanno fatto San Domenico, certo. Però la strada che porta a San Domenico
Certo. Non è una strada adatta allo sviluppo turistico che può avere quel, certo. bisogna intervenire rapidamente, perché comunque il turismo di questi territori sono valore, sono economia, sono anche in questo modo eviti lo spopolamento, perché la gente rimane qua se trova lavoro, certo. Se no deve andarsene via, e questo non lo possiamo permettere. Scusi, questo è un gossip, lei ha parlato di regione, si è fatto anche il suo nome come possibile candidato a presidente della regione. Sono fantasie. Senta, ecco, una domanda che si fanno spesso molti, no? Dice, ma che cosa può fare concretamente, al di là delle interpellanze, l'ordine delle regioni, eccetera, un parlamentare che cosa fa per tutelare il suo territorio, no? Faccio un esempio che è clamoroso. È chiaro, quando avevamo un ministro che si chiamava Nicolazzi, poteva fare delle cose molto, e le ha fatte obiettivamente, no? Ecco, cosa può fare invece un parlamentare, che sia di maggioranza o di opposizione, cosa può fare concretamente? Ma io me lo chiedevo prima di essere eletto, no? E mi sono reso conto che effettivamente abbiamo la possibilità di incidere fortemente, al di là delle proposte di legge che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, ma sul territorio. Cioè, per certi aspetti, prima bussavi e nessuno ti guardava, adesso bussi e ti aprono le porte. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, l'altro giorno mi ha chiamato una persona dall'Ossola, io subito ho chiamato il prefetto, devo dire, velocissimo e in modo brillantissimo, ha organizzato subito una riunione. Stessa cosa ho fatto con ANAS più volte per farli intervenire, iniziare queste asfaltature, eccetera, eccetera, e prima non ti guardava nessuno, adesso effettivamente ti aprono mille porte, e sono anche porte che portano economia, perché ci sono lavori che si possono sbloccare, ci sono soldi che si possono ottenere a favore del territorio. E questo è importante. L'importante è che uno non faccia per sé, ma faccia per la gente, si occupi della gente, e questo, devo dire, è molto importante, fa la differenza. Però devo dire che in questi mesi è chiaro che non è che parliamo di come ha fatto Nicolazzi, che certo. ha fatto l'autostrada, però giustamente lui era ministro, certo. eccetera, eccetera. Però nel nostro piccolo, sul territorio, soprattutto noi che siamo in maggioranza, quindi la Lega è al governo, ti ascoltano, chiami il viceministro, chiami il sottosegretario, su alcune cose siamo intervenuti anche nella manovra di bilancio, riesci a intervenire, cioè, quindi riesci a fare cose positive in generale, non solo per il territorio ma per tutta l'Italia, perché alla fine noi siamo lì a lavorare e a impegnarci per far sì che l'Italia migliori, e alla fine va a beneficio di tutti. Senta, ne approfittiamo per lanciare anche una notizia, gli Stati Generali dell'Economia, sì. che si terranno proprio ad Arona. Proprio ad Arona. Il 16 e il 17 di novembre, vedo con l'onorevole Giorgetti, Molinari, Garavaglia, Gusmeroli, con il sindaco di Novara Canelli, avete proprio… Bitonci, avete il gota dell'economia, sì, leghista. Sì, 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 assolutamente, ma anche professori universitari, perché certo. c'è professor Miglietta che non è leghista, certo. Che è rettore allo IULM, c'è Di Taranto, certo. che è professore di storia economica alla LUIS di Roma. Quindi, abbiamo Valsecchi che è un imprenditore, un grosso quindi questo economista. È aperto a tutta la cittadinanza? Assolutamente, è aperto a tutta la cittadinanza. Allora, io lo faccio da 5 anni questo incontro. Quest'anno ovviamente quelli che prima erano, diciamo, o parlamentari o semplici cittadini, adesso sono diventati, uno è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Giancarlo Giorgetti, esatto. Poi c'è il Presidente del Gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, sì, Riccardo Molinari, assolutamente. Poi ci sono un Viceministro, un Vicepresidente della Commissione di Finanza, che è lei, sì, c'è sì, un altro sì. Sottosegretario, no, è il momento anche per fare il punto sull'economia. A me piace tantissimo l'economia, ho la fortuna di poterla applicare nel mio comune e adesso anche a livello più grande, devo dire che quindi
io sono anche per far capire alla gente certe dinamiche, cioè perché invece di tenere lontano la gente da certi argomenti che magari sembrano difficili, avvicinarli, è utile perché più la gente comprende certe dinamiche, a volte serve anche a evitargli degli errori. Benissimo. I 25 minuti a disposizione sono volati via, grazie anche alla sua capacità di rispondere a tutte le domande. Io non posso far altro che ringraziare l'onorevole Vimeroli per questa sua presenza. Ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito ancora una volta e l'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana con il Sasso nello Stagno. Arrivederci.